L'Empoli esce sconfitto all'Adriatico di Pescara per 3-2, un Empoli che esce comunque a testa alta perché dopo essere andato sotto per 2-0 ha saputo reagire, tenere botta e pareggiare. Purtroppo alla fine la maggiore freschezza degli avversari li ha premiati. Andiamo per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, difficile commentare questa partita perché a un certo punto il più sembrava fatto, una gara difficilissima, in salita, recuperata e poi alla fine, se vogliamo chiamarla, questa beffa è arrivata. Sì, però i guai ce li cerchiamo anche perché poi alla fine siamo andati sotto due reti, eravamo passivi, eravamo un pugile insomma all'angolo, non riuscivamo a recuperare. Poi il 2-1 ci ha dato un po' di carica, abbiamo fatto molto meglio nella ripresa, abbiamo recuperato la partita, abbiamo avuto noi l'occasione clamorosa di andare sopra e purtroppo l'abbiamo sbagliata e Pescara invece nell'occasione è riuscita a segnare. Credo che alla fine la differenza per quello che riguarda la ripresa sia stata lì, però non possiamo assolutamente iniziare le partite così e 3 volte su 4 andiamo sotto, ci dobbiamo dare una svegliata perché chiaramente poi diventa tutto più difficile. Concentrazione secondo te? Ma non lo so, concentrazione non è che si può venire a Pescara e pensare, sappiamo anche come gioca il Pescara, con quale spirito, come è organizzato, di non essere concentrati, perché se no è giusto anche perdere, se poi alla fine si fanno certi errori è giusto perdere. Deve essere l'insegnamento, perché assolutamente deve essere l'insegnamento che non si può partire nelle gare con questo approccio, ma io credo che non sia tanto paura o l'approccio sbagliato, quanto proprio timorosi, timidi, e non deve succedere, male che va, voglio dire, capita di prendere un gol come è successo, però dobbiamo reagire in maniera diversa. Invece fino al 2-0 siamo stati molto molto passivi e è stato tutto più difficile, abbiamo speso tanto e poi alla fine l'abbiamo pagato. Anche perché l'Empoli ha dimostrato che quando la testa l'alza, quando il pugile picchia, sa far male. Appunto, è proprio per questo che lo dico, nel momento in cui mettiamo giù la palla, giochiamo e mettiamo noi, siamo noi nelle condizioni di far male, qualche cosa di buono lo facciamo, quindi dobbiamo essere più convinti delle nostre possibilità già dal primo minuto, non quando siamo sotto e quindi non c'è più nulla da perdere, perché la sensazione è questa, no? Entriamo in campo con un po' di timore e andiamo sotto, nel momento in cui siamo sotto ci liberiamo mentalmente e iniziamo a giocare. Ci sono però anche delle note positive, secondo me, tra tutti i giovani che stasera hanno debuttato. No, ma ci sono tante note positive, perché poi si guarda sempre il bicchiere mezzo pieno quando si perde, però comunque abbiamo, al di là del fatto che, come ho detto, mi è dispiaciuto aver avuto questo tipo di approccio, però poi la squadra ha dimostrato grande cuore, ha recuperato la gara, ha giocato fino alla fine, ha provato a vincere anche la partita, perché poi comunque abbiamo provato a vincerla, quindi credo che alla fine non è che ci sia poi dopo da tirare troppo le orecchie. Poi oltretutto abbiamo finito con tantissimi giovani come consuetudine e sotto questo aspetto abbiamo visto anche che possiamo puntare su questi giovani. Hai buttato dentro subito anche Manuel Coppola, com'è andato? Beh, bene, poi nella stanchezza prima ha ammonito, poi non ha 90 minuti le gambe, ho preferito toglierlo, però ha fatto una buona partita, crescerà sicuramente, abbiamo bisogno della sostanza che lui ci dà lì in mezzo al campo perché è un giocatore importante, ha esperienza e a questo gruppo serve. Non ci attacchiamo ovviamente alle tante assenze, la squadra ha fatto quadrato, ha saputo far quadrato e stasera sicuramente hai delle certezze, cioè hai un gruppo di tutti pseudo titolari. L'ho sempre detto, io considero tutti quanti titolari, mi devono mettere in difficoltà nelle scelte, stasera le scelte erano un po' scontate, quindi non è stato neanche difficile fare la formazione, però la dimostrazione insomma della partita di stasera è che essendo tutti ce la possiamo giocare con tutti, ma anche chi stasera è stato assente sicuramente nel momento in cui ce l'abbiamo crescerà sicuramente il livello di competizione all'interno del gruppo e cresceranno anche le prestazioni. A Brescia ritroverai sicuramente Valdifiori, rischiamo di perdere Lazzari però. Sì, ritroveremo anche Dumitru che tornerà dall'Under 20. Fino alla partita con la Sampdoria dobbiamo un po' rimboccarci le maniche e andare avanti e cercare di stringere i denti. Abbiamo detto Brescia, più che Brescia adesso c'è questo orario particolare 12:30 e in funzione di questo cambierà la settimana di lavoro. Sì, lavoreremo, faremo allenamento all'orario della gara e cercheremo poi nei giorni di venerdì, sabato e chiaramente domenica di alimentarci correttamente per arrivare pronti e preparati. È una partita a Brescia chiaramente molto difficile, dobbiamo cercare di andare là con la consapevolezza di potercela giocare. Deve essere uno schiaffo positivo quello di oggi.
Sì, sì, ma sicuramente, ma io comunque alla fine ribadisco, siamo partiti male, però poi la prestazione c'è stata, ce la siamo giocata fino in fondo e comunque un plauso va fatto lo stesso alla squadra, perché ci rimane il rammarico di aver perso a 5 minuti alla fine, ma come ho detto spesso gli episodi nel calcio sono determinanti, se avessimo segnato noi con Saponara saremmo a parlare di un'impresa e quindi credo che poi non possiamo, insomma, piangerci tanto addosso, ma guardare avanti con fiducia. Domani mister chiude il mercato, cosa ti aspetti o spero di non perdere Mori? Sì, è normale che se perdiamo Mori qualcosa in difesa va assolutamente fatto e viceversa mancherebbe magari qualcosa lì a sinistra anche per far rifiatare, come abbiamo visto, Regini, che è un giocatore che ha bisogno, 3 partite in una settimana conoscendolo fa fatica a farla e quindi sotto questo aspetto lì c'è bisogno di qualcosa, ma la società lo sa, stiamo lavorando per questo, vediamo se riusciremo a fare qualcosa. Grazie mister. Compagno di Flavio Lazzari, che quest'oggi purtroppo ha dovuto abbandonare il campo anzitempo, e partiamo da questo, come stai Flavio? Un po' di dolore, comunque aspettiamo giovedì per gli accertamenti, io spero sia una cosa di poco conto, anche se ho sentito un dolore che non mi ha permesso di rimanere in campo e di aiutare la squadra e vediamo, speriamo bene. Peccato perché questo infortunio, e facciamo tutti gli scongiuri del caso, arriva in un momento particolare dove insomma, ci sono tante assenze. Sì, dispiace soprattutto perché comunque in un momento in cui c'è i turni infrasettimanali delle partite ravvicinate abbiamo perso giorno dopo giorno qualcuno, me compreso. Ci ritroviamo in una condizione che sicuramente non agevola né noi giocatori in campo né comunque il mister che deve fare i conti insomma con molte defezioni. Speriamo che questo momento passi presto e poi dopo con tutti gli effettivi sicuramente, ecco, oggi per esempio è una partita giocata magari con la squadra al completo sarebbe finita diversamente, poi chi ha giocato anche quest'oggi ha dato il suo e sicuramente non meritavamo di perdere, però ci merita solo che sperare bene e incrociare le dita per il proseguio. Un Empoli che esce a testa alta da Pescara, peccato perché in quei 25 minuti, ce lo immaginavamo, dove il Pescara è partita sprombattuto e gli abbiamo concesso insomma 2 gol. Sì, queste sono cose che capitano, sapevamo che comunque loro era la prima in casa, giocano un tipo di calcio che come il suo allenatore vuole è molto offensivo, però fino al momento del rigore comunque avevamo sì sofferto la loro pressione, ci avevano un po' schiacciato, però non avevano creato, a parte proprio il primo tiro in porta, occasioni vere. Poi dopo è arrivato il rigore che ha sbloccato un po' la partita e hanno trovato il secondo gol. Per il resto poi ho visto il secondo tempo dalla tribuna, mi è sembrato che loro, a parte delle ripartenze, poi siano anche diciamo un po' finiti fisicamente, noi alla lunga siamo usciti, è stato importante il gol sicuramente in chiusura del primo tempo che ci ha permesso di andare a riposo solo sotto di un gol e poi siamo stati bravi a recuperarla. Alla fine poi è arrivato il gol del 3-2 in un contropiede, questo è il calcio e alla fine rimane solo il rammarico perché potevamo uscire con i punti da questo stadio. Grazie Flavio.